Raga, buonasera, Officina Mac 5. Allora, stavo vedendo un video su TikTok. Ok, adesso vi chiedo a voi, vediamo come mi rispondete. Allora, questo video è stato fatto da un cliente dove praticamente si sente la sua voce. Una macchina sul carattrezzi che è uscita da un'officina il giorno prima o il giorno stesso, non ho capito, da un'officina molto conosciuta che sta al nord, dove fanno mappature, turbine maggiorate e tante altre cose, ok? Per quanto riguarda la mappatura della vettura, ok? L'aumento dei cavalli, tutte queste cose qua, no? Adesso sta macchina è uscita da là. Cioè, è arrivata dal video che io ho visto, perché l'ho visto tutte e due, è arrivata che andava male. L'ha provata il cliente dopo che l'hanno riparata, dice vola, da paura, il cliente è soddisfatto, bim bum, ma adesso la macchina si è rotta. Ok? Adesso io mi chiedo, no? Ma voi ci avete BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes, Maserati, lì dentro ho visto di tutto, Porsche. Cioè, non è che ho visto Fiat Panda 500, una Stilo, una Marea, una Fiesta, cioè ci andate tutti con dei bei macchinoni che già escono dal concessionario belli pompati, con tutte le loro problematiche, perché sono macchine che hanno tanti problemi, ok? Chi la turbina, chi la pompa da CP4 da Bosch, chi iniettori, chi trasudi d'olio, chi magari l'ha comprata schilometrata, cioè poi tutti con chilometri, cioè 150.000, 200.000, 300.000, 400.000, va da paura, la faccio mappare, poi si scoccia. Ma che pretendete? Guardate che i motori, se li modificate, li pompate e non cambiate il monoblocco, i cilindri, le bronzine, gli alberi a cam, gli alberi motori, ma lasciate il monoblocco e gli cambiate tutto il resto che butta dentro al monoblocco vecchio, se sfondano, è inutile che pompate, pompate. Comprate una macchina da 200 cavalli e la volete portare a 400, 500. Ma come cazzo si fa? Ma come pretendete che poi si sfondano le macchine? Questo gli si è rotto un 535 biturbo, ok? Andava male, fallo riparare. No, leva la turbina, il downpipe, turbina maggiorata, iniettori maggiorati. Ma se non andava prima, mo con una mappa, no? Che gli avrei fatto prendere sicuramente parecchi cavalli. Ma secondo te non si sfonda? Ma che pretendi? Cioè, ma compratevi un Ferrari, una Lamborghini, compratevi un Macan, compratevi qualcosa. Non vi fate in BMW 520 e volete far camminare come in Ferrari. Non si può fare, non si può fare. Dovete spendere i soldi veri, ma tanto se rompono pure quelli, perché i motori buoni ci vanno in pista, non vi danno a voi. Avete capito qual è il problema? Che la macchina la dovete usare per andare a lavorare, non a fare le corse. Capito? Quando dovete andare a fare le corse, andate a affittare Lamborghini, andate a Vallelunga e allora lì gli date giù. È inutile che mappate, ma che cazzo ve mappate? Ma che ve mappate? Che poi le macchine si scocciano, poi i meccanici sono competenti. Sicuramente il meccanico ha fatto un lavoro che non andava fatto. Però anche voi, no? Chiedete, chiedete, è normale, ma quello sta lì a lavorare. È normale che poi l'incompetenza del meccanico va giustamente fatta notare. Ma anche voi clienti, no? Cioè, io per esempio le mappe, le cose, ma di che? Ma di che? Ma io ti posso levare un NGR, un filtro antiparticolato. Non te vado a mettere 800 cavalli su una Panda. Perché 800 cavalli su una Panda, ma dove volete andare? Al cimitero? Poi su lì potete andare.